Ciao ragazzi, bentornati dal Vastone Arman. Oggi iniziamo Liberated, questo gioco in stile fumetto noir. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare come sempre lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale per supportarmi. Iniziamo questa nuova avventura, vediamo un po' com'è questo gioco che avevamo già addocchiato nelle scorse volte. Allora, avevamo già addocchiato da un po' di tempo Ok, facciamo giocatore. Ragazzi, il gioco è tutto in inglese, non c'è italiano e purtroppo non ci sono sottotitoli, quindi la storia sicuramente ci dobbiamo basare molto molto sulle immagini, insomma su quello che succede a livello grafico, anche perché tradurvi tutto quanto sarà un film. Intanto vediamo, 12 marzo 2024, quindi devo andare avanti io? Ah ok, sì, devo andare avanti io. Stanno due treni, c'è uno che ascolta la musica alla fermata della stazione. Questo con la valigetta e il sospetto. Susan Bellion sul treno o la metro, adesso poi cercheremo, non so se si capirà meglio. Fuck, I better get moving. Ok, faccio bene a sbrigarmi. Sta guardando il treno che sta partendo, l'ultimo treno tra un minuto e 5 secondi. Eccolo qua che parte. Use all to run. Ok, ma non va. Ah, ci dà indicazioni prima. Ah, eccoci. Io pensavo fossimo quelli indietro. Eccoci qua. Ok, dobbiamo correre al treno. Press X to jump. Ok. Ok. Quello ci dà il quick time event. Ok, corriamo. Vai, vai. Non è molto recettivo in termini di salto, eh. Ok, però abbiamo preso il treno. Tanto c'è un treno che parte alle 7:40. Ok, Barry Edward, 25 anni, maschio, eterosessuale, 2000 che è? 2446 dollari. E quindi, vabbè. Ok, lei guarda la pubblicità. Amy Stewart, 18 anni, donna. William Butler, 29 anni, maschio. Ok, i suoi social abbiamo pure. E questo chi è? Ciccio Bello. Barry Edward, 25 anni, maschio. È sempre quello, ce l'hai fatti rivedere. Ok, vabbè. Praticamente ci ha fatto uno shop ai personaggi così. Questo è un brutto ceffo che scende dalla metro. Ok, e siamo ritornati alla metropolitana. Usciamo dalla metropolitana. Ok. Ok, solo con l'analogico. Volevo vedere se funzionava anche con il digitale. Terminus people are armed. Ok. E usciamo dalla metro. La tragedia, l'anniversario, la tragedia a scuola, Santa Marta. Ok. Il memoriale inizia alle 12 e il treno parte tra 10 minuti, va bene. Vabbè. Quindi usciamo dalla metro. Ah, nuovo messaggio. Alert! Your citizen credit system account has been flagged for social non-compliance. You have failed to attend your scheduled citizenship training.
An intervention warrant has been placed on your CCS ID. Ok, ci vuole un intervento perché hanno, c'è stato un errore nel suo account. Please return to your place of residence and await the authorities. Thank you for your cooperation. Vabbè. Shit. They'll be heading there now. I gotta scrub my computer. Ok. Devo utilizzare il computer. Warning. Quindi comunque è una città futuristica, come vediamo, Perché... You can hide from enemies, please. Anche il triangolo. Ok, vediamo. Ah, ok, così ti nascondi. E così ti nascondi, ok. Vedete, le pubblicità sono elettroniche. Ok, premi L1 per camminare piano. Fare a passetti. Perfetto. Un po' un tutorial iniziale questo, ragazzi. Ecco, ho capito molto. Ah, cazzo. Sgamato. Penso che col quadrato facciamo tipo... Ho capito, su, ma non devi ridire sempre. Ah no, ok. Praticamente dobbiamo nasconderci perché sennò questo ci sente. Mo ce lo ridice un'altra volta. Vabbè, mo capito. Ok. Dobbiamo aspettare che torni il poliziotto, ci dobbiamo rimanere qua nascosti. E poi sicuramente col quadrato facciamo il colpo furtivo. Quasi sicuramente, eccolo che torna. Vado il poliziotto, sto guardando, non c'è sta niente. Ok, e noi l'avremmo preso da dietro. A posto. Ok. Ok. Vabbè, il gioco chiaramente, ragazzi, è bidimensionale, non ci stanno altre direzioni che si possono prendere. Cioè, sempre dritto avanti o dietro, non ci stanno altre cose, quindi... È Christian. E allora, qui... ma come faccio? Ah, forse camminando piano. Forse camminando piano. Vediamo se... Non sento nessuno camminare. Eccolo. Sta tornando. Sto controllando, non c'è nessuno. Roger, Roger, non c'è nessuno. Ah, bello, sto io qua. Ok, abbiamo strangolato il poliziotto. Proseguiamo. Siamo sempre attenti perché dovrebbero esserci altri poliziotti. Avanziamo. Troviamo una porta. La polizia, cazzo. Vabbè. È un'ora che sta mandando in giro con tutti i poliziotti, se ne è accorto mo che ci stanno. Ok. Vai, apri i tuoi dati. Vai, scarica tutto. Decriptiamo tutto. La porta, chi sarà mai? Shack shack, la polizia. Runway, hands up, mani alte, mani in alto facciamo, che qua secondo me ci sparano facile. Down on the ground. Now, maggot. Ah, ci abbiamo pure la possibilità di scelta nella storia per direzionare, figa sta cosa. Ok. Ush, ce l'ho da in faccia? Aia. Ha dato un legno in faccia praticamente. 72 ore dopo la polizia. Siamo noi.
Siamo in arresto. Voglio parlare col mio avvocato. Something to bring you back to the world of the living? After all, that's why we're here. To help. To protect the fabric of society. But loose threads can quickly cause a tear, Mr. Edwards. Loose threads like jaywalking or riding the train without a ticket, say? Vabbè, praticamente lui sta qua. Minor infractions. Victimless crimes, you may say. But crimes nonetheless. And what about you? Vabbè, lui ci vuole aiutare, dovrebbe essere penso avvocato. No social media, no photos, no girlfriend or boyfriend. Ah no, questo è proprio poliziotto. Does that seem normal to you, Mr. Edwards? Non c'è niente, non c'è la fidanzata, non c'è l'amico, non c'è niente. È un poraccio praticamente gli sta di. Did no one tell you about contactless payment? Or does the data trail concern you? Strange, Mr. Edwards. Some might say you were trying to hide something. Allora, no, facciamo, non facciamo gli arroganti, facciamo i tranquilli, anche se lo alza un po' i toni, I don't want any trouble. Non voglio problemi, venga a me stesso, non mi rompe le palle, insomma, a poche parole gli ha detto. So, how about you save us all some time and tell us what the encrypted data is for? Cos'è, mi dici dei tuoi dati, Kai, Polite response, arrogant. Mettiamo sempre tranquillo, dai. I thought protecting my client's data was a good thing. Io proteggo i dati dei miei clienti. Listen here, lui gli dice, you don't realize how good you have it. The world out there was made by honest, hardworking people. The kind of people who follow rules, have barbecues, take photos, live happy, productive lives. Tipo di persone che proteggono la propria vita. Like you, troublemakers, malcontents, cancerous growths that metastasize and rot society from within. Lucky for you, Mr. Edwards, we're releasing you, but you're on borrowed time. Ok, buona fortuna, noi ti rilasciamo. Step out of line again, and I'll make sure I personally get to bring you in. Se succede qualcosa, te venga più personalmente, gli ha detto, insomma. Ok, non ho capito quali sono i problemi che c'ha questo con la polizia, ma... Ok, qualche minuto dopo... Motherfucker. Motherfuckers. Where the hell did they drop me? Dov'è quello che mi vede venire a prendere? Eccolo qui. Vediamo che ha la musichetta giusta. Picco, salta sopra. Barry Edwards, get in now. You and me gotta talk. Dobbiamo parlare, bello. Get in. Attaboy, we gotta get you out of town. I'll explain on the way. Beh, ragazzi, questo è tutto il preambolo fumettistico, qua stiamo. Qualche minuto dopo. C'è un preambolo praticamente di un quarto d'ora del gioco. E vabbè, abbiamo capito. I just saved your ass, Barry Edwards. Or should I say, Duke Stroud? Che vuoi? That was some cool shit you pulled, ghosting your CCS ID. Okay, this is about my old man, isn't it? If you're looking for a ransom, forget it, man. The only person that old fuck cares about is himself. Ma lui chi? I look like some chicken shit kidnapper to you? You really think you walked out of that police station on your own? Ma praticamente qua, ragazzi, ci stanno le brutte, questo gli chiede informazioni, quest'altro non gliele dà. Won't be long before they break that weak ass algorithm you used. Then you're gonna be public enemy number one. The hell did I do? It's not my fault my old man's a hungry asshole.
questo gli dice. Man, you ain't getting it. There's bigger shit at play. La polizia arriva. Un'altra volta, questo è appena uscito. C'è già la polizia lì alle spalle. You drive, eh sì. Ok, mo guiderò io. Road closed. Vai. No, ho sbagliato. Che cacchio, ci hanno chiappato. Che qua te partono dei momenti quick time event. La partita te parte così, eh. Allora, dobbiamo premere subito quadrato. Credo, se ci dà sempre quel tasto. La strada è chiusa. Quadrato. Che cacchio. Prima ci ha dato quadrato cerchio, ora quadrato quadrato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Avanziamo. È tutta contromano. Tutta contromano. Ok. Dai che si apre il ponte. Famo sto salto, va. Vai, vai. Ci sparano addosso. E siamo scappati dalla polizia. Appena usciti, tra l'altro, dalla polizia. Non guidi male per essere novellino. Grazie. Sei buono tu. Ha sparato 600 colpi, ne avessi chiappato uno. From the B-16 bandit. The telescope for ray hack. I just wanted to mess with some airheads. Took some doing though, huh? Those ain't your run-of-the-mill security systems. Except you didn't cover your tracks. Now the cops are gonna be so far up your ass, you'll start oinking. Ecco, l'unico difetto del gioco che lo potranno fare in italiano. Almeno con i sottotitoli, perché così è un casino seguirlo tutto. Wait, don't tell me you're with them. What was it, the Freedomers or some crap? Liberated, and you're welcome. Vabbè, abbiamo iniziato. Notice, there's a camera on every corner and a tracker in every terminal. Oh, give me a break. Evil corporation, this check enslavement, that. What's next? Chemtrails? Go ahead, man. Laugh it up. Didn't see you laughing when the police bust into your place, though. What was it for this time? Not smiling nice enough for the cameras? Not enough credit card purchases? Not wanting to be watched all the damn time? You got a decision to make, man. Okay, questi parlano. One where the system chooses who's free, or one where the free choose the system. Dice bello, o fa così. Goddamn police drones. C'è un po' il nondrone della polizia. Keep your shit together. We got this, okay? There's a gun in the glove compartment. Cover me. Ok, ti ha dato la pistola. Objective: destroy the drones. Ok, te devo coprire. Ok. R2 per. Aia, tasci tua. Ok, ci mettiamo sempre col triangolo dietro. Coprite, coprite. Un po' particolare nelle meccaniche il gioco, però ok, abbiamo crepato. Un po' particolare, ma ancora ok, abbiamo distrutti tutti, Kiko.
Vanno ancora avanti? O no? No. Ok. Eccolo qua. Bello, abbiamo fatto la zia. Beh, mi chiama Rugi. Distrutto tutti con colpo. Siamo qui. Siamo arrivati. Bene. What is this place? Cos'è questo posto? Che ne so. Casa mia. Used to be a Project Manhattan facility. Don't worry. We put up the radioactive signs so no one comes snooping around. You can call it home. For now. Ok. Qua c'è uno che sarà tipo il dottore che ci aspetta con gli occhiali. Lo scienziato pazzo. Entriamo con la macchina, hanno chiuso. Tim. Qua ci stanno tutti i computer. Sei in ritardo, Tim. That's Stroud. Call me Barry. Chiamami Barry, bella. I like that. Diretto, mi piaci. Oh, scusate, ho saltato una, vabbè, amen. This is Rick, a bona fide Will Hunting. Just watch out for his ego. Okay, questo è Rick. In a previous life he helped create the CCS. Nella vita precedente ha aiutato a creare il CCS, che non so che cosa sia. I damn near built the thing single-handed. Then the government went ahead and turned it into a dystopian nightmare. The man in the glasses is Tom, Reverend Tom. He was a teacher at St. Martha's when the bombing happened. Now he's with us. I'm glad you're safe, young man. I wish it hadn't come to this. You already know his brother Tim, former special ops and the best driver we've got. Okay. Vabbè, praticamente questa è un'associazione che fa cose antigovernative, cioè cerca tipo di smascherare quelli che sono i segreti governativi. You're lucky to be alive, kid. All hell broke loose when they found out who you really are. Who I was. As far as I'm concerned, I'm not the son of that sadistic dirtbag who calls himself the Minister of National Security. No arguments here. We've all got things we'd rather leave in the past. Ah, almost forgot. I'm Meg. I run things around here. So this is it? You're the Liberated? Was it Liberated? No. This is just one of many teams. Once we know you can be trusted, è uno dei tanti, delle tante squadre. Praticamente Liberated dovrebbe essere il gruppo appunto di persone che fa le cose antigovernative per smascherare quelli che sono i segreti governativi. Tre settimane dopo. Briefing time, quickly. We're behind schedule. The other teams are already on the move. Our target is the Alpha 16 CCS data center located in Silver. Sono Alpha 16, che è il nostro target, non so che dobbiamo fa. Al security campus. Mostly drones and robots as well as a few guards and facility staff. We can enter the data center via the basement or the ground floor. Both give us access to the pumping station that provides water to the facility's central cooling system. The second floor contains the facility's electrical infrastructure and control room. Our target is the Ok, ci sta spiegando tutta quanta la zona. Secondo piano c'è la control room. Keep it simple, ladies. We go in, plant the charges and probabilmente noi dovremmo fare una missione all'interno di. We'll trigger an alarm 15 minutes before the explosion. Abbiamo 15 minuti da quando parte l'allarme prima che esplode tutto per evacuare. No collateral damage. We're the good guys, remember? Ok, sembra un ragazzo, vabbè sì. We're expected to sync up with the hits the other teams are carrying out. That's the only way to stop any backups from kicking in. Okay, vabbè. That means no fuck-ups. Are we clear? Non fare cazzate. Ciao. Me, James, and Tim will enter the building via the front entrance. Tim has the security passes. Loro entrano da davanti. Rick, keep the car within radio range. Io da dove entro? Da sopra. With you. Maybe you'll learn something. Okay. Listen to Rick, people.
He designed the security system. Follow his lead and this will all go smoothly. Barry, stay in the car and keep a lookout. No hero shit. Right, let's do this. Ah, io devo rimanere in macchina. Cioè, fatemi capire, fate tutto voi, io devo rimanere in macchina. Ok, qualche minuto dopo arriviamo a sta cazzi fabbrica. Eccoci qua in macchina. So, how's life on the lam? Enjoying Rambo's training? Pronto per il training Rambo. Sì, amichevole. Everything's... It's a lot to unpack. Chicco, fammi fa tutto quello che te pare. C'ho paura, Ede. A bello. Better here than out there though, right? Not like we've got much choice. Or hope of winning this war either. Why are you fighting it then? Sì, c'è da dire che è di un prolisso clamoroso, eh. Tim, Tom, even Meg. They believe in this idealistic bullshit. Cioè, è proprio prolisso. For me it's about cold hard facts. Praticamente in 25 minuti abbiamo giocato 2 minuti. Cioè, io capisco tutta la storia. CCS was originally just a modified credit rating. Income, spending patterns, criminal records. You get the picture. But that's simple stuff. It doesn't tell you the full story of a person's behavior. It won't tell you if they're really a risk or not. That's why we made Themis, an algorithm that can track a person's entire digital life. All it was meant to do is say if someone's trustworthy or not. But then people like your dad wanted to use it to build a better world. And I believed them. I watched as they manipulated Themis to tip the scales. Vabbè, questo ripeto. Then a lot. Molto chiacchierato, molto chiacchierato. This isn't our world anymore, Barry. Unless our glorious leaders grow some balls to take down Themis, there's no hope of us getting it back. On it, boss. Huh. It looks like someone finally ran a security update. One sec. Just gotta do the hacking thing. Hacker. No dice. We need to do this the old-fashioned way. You're up, Barry. I need you to get to the second floor and bypass the security system. Take a gun and hurry. I'll be in your ear the whole time. Ok, dobbiamo andare al secondo piano perché ci hanno avuto problemi. Meno male, cioè. Vediamo se riusciamo a... Ok. Finalmente... Sì, va bene, abbiamo capito sta cosa, né? Ogni volta ce lo devi ridire. E rimettiamo in piedi. Ecco, meno male che avevamo capito. Allora, con punti e R2 spari. Ok. Ah, bello. Allora, a livello di meccanica, ripeto, come gioco è carino, non è male, diciamo che è strutturato abbastanza bene, è un 2D lineare, molto tranquillo, però non è male. Il problema è che è un botto prolisso, cioè, io spero che i chiacchiericci siano finiti qua, perché veramente 25 minuti, 20, 29 minuti di video, abbiamo giocato 3 minuti, non è possibile sta cosa. Io capisco la storia, ma proseguiamo. Dai, corvi. Che? Pure i droni. Stiamo attenti. E ammazzalo un po'. Dobbiamo stare. Ci ha seccato. Complicato, ragazzi, complicato. Non è affatto semplice. Anche perché a livello di mira vuole che miri. Oh,
Piano piano. C'è la macchina della polizia qua. Ah, bello. No, interessante come cosa, non mi dispiace. Come gioco non mi dispiace. Stavamo a finire sotto un treno, sotto un autotreno. Come gioco non mi dispiace. È simpatico, un'idea diversa. Vedete, molto fumettistico, cioè due avanti, cadete sotto e cadete nella pagina, nella vignetta successiva. Proseguiamo. Un bel pistolettone. Spero che ci siano pure altre armi, sinceramente, però. Andiamo. Dai, spara sto coso. Ancora. Ah, nell'acqua vedete fa più difficoltà. Beh, ci sta, giustamente. Cammina più lento. Siamo per arrivare nei pressi della fabbrichetta. Il nostro amico Barry. Non è facile da mirare, soprattutto con sti cazzi di droni. Che volano a destra e a sinistra. Ok, dietro al camion. Ah, prima di entrare dietro al camion. Aia! Niente. Ha seccato. Dietro al camion. Niente. Non capì come fare ad entrare. Grande, l'abbiamo fatta. Grandissimi. Ok. Ah, qua ci saranno. Vai, entra, mettile. No! Aia. Ci ha cappottato. Ok. Poi facciamo da soppiatto. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti come vi sembra il gioco. Se anche a voi sembra sembrato un po' prolisso, seppure no. Se vi sta piacendo, non mi piace l'idea. Insomma, quello che è la vostra considerazione di questo gioco, fatemelo sapere nei commenti. Guarda questo che sta nascosto lì. Ah, bello. L'ho visto proprio un'ora prima. Niente, pensi, mi fai paura. Hai gambe. Vabbè, non fa niente. Ok, andiamo avanti. Eccoci all'interno. Tre colpi ci vogliono ammazzarli. Tre colpi secchi. Uno, due e tre. Meno male che sono arrivato un quarto d'ora dopo. Sei veloce però, eh. Ok. Qui. Ah, forse tocca scendere di sotto. Ok, sì. Vabbè. Mamma mia, già con la destra è un casino. Con la sinistra è ancora peggio. Vai, azioniamo la leva. Apriamo tutto. Apri tutto. Ok. Proseguiamo. Vai, sali.
aspetta, eh. Ah, ok, puoi pure nuotare. Buona sta cosa. Ok. Alla fine a livello di cose è completo, puoi nuotare, puoi correre, saltare, fare, insomma, diciamo che in termini pratici ci stanno un sacco di cose, mo? Eccoci qua. You hear me? I think we're being jammed. If you're getting this, head right. That's the data center. Ok, stiamo attenti. Sì, c'ho sempre la cosa, io devo andare avanti sopra e sotto, ma mi dimentico che alla fine è solo avanti e indietro. Sul sinistro è un casino, gliela faccio, cioè puntare verso dietro è più un problema. Davanti, chiaramente, non è semplicissimo, ma almeno più facile. Che con l'analogico, quando punti, capito, come fai un minimo movimento per sparare, te si muove pure e mori. Vai. E hack the code. Chi lo sa? Ah, ok. Quindi uno è giusto, due è sbagliato di posizione, quindi sarà, proviamo un po'. 3 2 1 4. Ok, sbagliato ancora di posizione, quindi sarà il secondo, quindi 2 7 1 e che mettiamo 8. Ammazza, buono. Allora, quindi è sicuramente 2 e che so, mettiamo 5. Poi 1 è giusto, 7. Mamma mia, grandi, grandi, l'abbiamo presa al quarto tentativo. Buonissima. Buonissima. Ok, abbiamo aperto la porta. Avanziamo. Via, via. Vedi, perché quando spari, chiaramente va da sé che un po' te muovi. Ok. Avanziamo. No. Vedi qua. Ascensore. Arriviamo al secondo piano, penso. Way to draw attention to yourself. At least if they're shooting at you, they're not chasing the others. Sì, sì, sto attento a me, tranquillo, non ti preoccupa. Bello, t'ha posto il camion? Aspetta che ti calpesto un po'. Sì. Nascondono pure questi, capito? Hanno ancora capito chi ci anda a che fa. La porta che cigola. Aspettiamo che va. Se gira. Alle spalle proprio. Assassino maledetto. Un attimo che dobbiamo recuperare energia, perché qua stiamo per finire in mare. Ok, a posto. Vai. Ok. Però mo qui come fa a salire su? Probabilmente non dobbiamo salire su.
Vai. Tiriamo la leva. Aia. Vabbè, ho capito. Cioè, non si vede. Way to draw attention to yourself. At least if they're shooting at you, they're not chasing the others. Non si vede, ragazzi. Ma attenti, perché qui c'è un cristiano. Di subito. Perfetto. Andiamo di lato su. Quindi tocca risalire. Ok. Salta. Avanziamo. No, comunque, a parte, ripeto, la parte iniziale comunque è divertente come gioco. Una cosa un po' diversa dal solito. Ma l'ha ammazzato loro. Una cosa un po' diversa dal solito, ragazzi. Non è sempre lo stesso gioco. Però, insomma, come idea non la vedo affatto male. Avrei cambiato un po' la tipologia dei tasti, perché così è molto un casino, però ho visto headshot, vedi, pure ci sta pure il fatto che puoi colpire direttamente il colpo in testa, non è male come cosa. Che sono morto? No, mamma mia, meno male, pensavo di essere morto. Vai, avanziamo. Qui mo non so dove siamo, perché siamo usciti dalla fabbrica. In realtà non so dove stiamo andando. Senti, c'è sta un altro drone sicuro qua. L'ho visto. Poliziotti a rotta de collo. Carica, carica! Molto noir come gioco, C'è anche da sottolineare questo, però, ripeto, non è un difetto. Può non essere considerato un difetto. Spero che ci siano magari anche altre armi per poter provare, tipo, magari qualche mitraglietta, qualche cosa, però. Te credo, mi hanno preso in due. You still alive? Good, man. There's an abandoned gas station about a mile east of you. I'll be waiting there. Ho capito. Cioè, così diventa complicato, Good, man. There's an abandoned gas station about a mile east of you. I'll be waiting there. È uno via. Aspetta che ne arriva un altro.
Diciamo di sì. Vai, vai. Proseguiamo. Una musica di tensione. Prosegue, corri ragazzo. Mi spiace, meglio te che io. Sì, ragazzi, che è un gioco, come vi ho detto, un po' particolare, nel senso headshot. Non è che vi aspettate, quando vedete un gioco del genere, non è che vi aspettate un ultra tridimensionale, dettagli e quant'altro. È un gioco, secondo me, fatto apposta così, bello, perché è comunque molto fumettistico, bidimensionale, quello che sia, insomma, quello che ne concerne. Ok. Vedi, il telefono non è un glitch. E sono entrati proprio. Nuovo giorno, la nuova opportunità sta per iniziare. Ragazzi, io direi per il momento. Cioè, questo sarebbe una sorta di, capito, di viver vendetta antigovernativa, appunto, come lo è lui nel film. E cerca di convincere la gente, insomma, a di far conoscere alla gente tutte queste cose, i picci governativi, no? Tutti i vari segreti e quant'altro. Vedete, parla ovunque, praticamente nei telefoni, metropolitana, praticamente si sta facendo conoscere in termini pubblici. Praticamente lui dice: volete stare con noi o vabbè, giustamente lui dice: scegliete da che parte stare, però insomma questa è un'opportunità per fare una rivoluzione contro diciamo il governo, no? I segreti governativi e quant'altro. Infatti la battaglia non è ancora chiusa. Most people will go on with their lives like nothing happened.
back to taking selfies and posting pictures of their food. This will be nothing more than a blip to them. Sad to say, but we were never going to get through to those people. They can't even begin to imagine life outside the system. And even if somewhere down the line it comes back to bite them in the ass, a bad word about their boss here, a complaint about a late train there, they'll still think it's all their fault. Society's locked in some kind of mass Stockholm syndrome. Vabbè, la società è bloccata, insomma, da ovattata da tutto quello che gli viene proposto. To reach the people who want to change, to show them that they aren't alone, to give them hope the world can be a better place. Ok. If we don't, every day we'll claim more lost souls, more people will succumb to the illusion, and their faith will die out. Allora ragazzi, fermiamoci, perché se no andiamo avanti e qua le vignette continuano a scorrere e non finiamo più, e diciamo che l'episodio è abbastanza lungo. Allora, diciamo che praticamente questo è un movimento antigovernativo, quindi sostanzialmente noi ci muoviamo con loro per smascherare, diciamo, quelli che sono i segreti governativi e quant'altro. Diciamo che c'è una sorta di guerra tra governo e questa diciamo questo gruppo che si chiama Liberated. Ragazzi, il gioco è questo, e a me, devo dire la verità, non dispiace. È un gioco un po' particolare, un gioco un po' noir, un po' a stile fumettistico, non dettagliato, nel senso, non, la particolare del gioco sicuramente non sono i dettagli, ma sono un po' il gioco in sé per sé, no? Come sparare, ma la camminata lineare 2D, insomma, è una cosa un po' diversa. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti se volete altri video, se vi piace il gioco. È sicuramente un pochino prolisso, questo va detto, e c'è tanto, e poi è tutto in inglese, quindi è un po' particolare. Però secondo me qualche possibilità gli si può dare, magari andando avanti può diventare anche insomma, può essere una bella storia, può essere comunque può rivelare delle sorprese, diciamo così, a livello di armi, di quadri. Poi vediamo, insomma, adesso abbiamo visto appena l'inizio. Detto questo, ragazzi, lasciate nei commenti i vostri pensieri, le vostre opinioni. A me non resta che salutarvi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale per supportarmi come sempre. Iscrivetevi pure a tutti i miei canali social. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto dal vostro Denarman. Ciao.